Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ieri ha votato all'unanimità l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'acqua che dovrà indagare sugli sprechi da cui dipende la carenza idrica, ma dovrà anche contribuire alla gestione delle risorse del PNRR. Giuseppe Dintino. Oltre la metà dell'acqua immessa nelle tubature abruzzesi non arriva ai rubinetti delle case e ora la politica vuole vederci chiaro. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'istituzione di una commissione che si occupi specificatamente di risorse idriche. L'Abruzzo è tra le regioni italiane che maggiormente devono fare i conti con la mancanza di acqua. La carenza è dovuta da un lato a questioni ambientali. I cambiamenti climatici hanno ridotto precipitazioni e ghiacciai. L'estate scorsa, ad esempio, fu segnata dalla siccità e le società di gestione furono costrette a razionare la distribuzione dell'acqua. Dall'altro lato però l'acqua manca perché quella che c'è va sprecata. Secondo l'Istat circa il 55% di quella immessa nelle reti di distribuzione va persa perché le tubature, vetuste e inadeguate, perdono. Nel Chietino addirittura l'acqua sprecata supera il 70%. Gli interventi di manutenzione spesso lasciano i rubinetti a secco e i comuni in diverse occasioni sono stati costretti a chiudere le scuole. Il problema però resta irrisolto, anzi peggiora. Negli ultimi 30 anni la dispersione d'acqua è aumentata di circa 20 punti percentuali. E ora dovrà pensarci la commissione regionale a tappare i buchi. L'acqua è una risorsa e un diritto di ognuno di noi ed è dovere della politica proteggerlo con cura, ha dichiarato all'ANSA Sara Marcozzi, capogruppo dei 5 Stelle, e lei la prima firmataria della richiesta di istituzione della commissione. La commissione dovrà verificare l'attuazione delle normative nazionali e regionali, dovrà indagare sullo stato delle infrastrutture, fognature e depuratori compresi, dovrà accertare le cause degli sprechi e le eventuali responsabilità, monitorare gli interventi e il razionamento delle risorse. La proposta della pentastellata ha trovato l'accordo degli altri gruppi consiliari. La commissione dovrà dare un contributo anche sulle prospettive, gli interventi e le risorse che arriveranno con il PNRR, ha detto il capogruppo del PD Silvio Paolucci. Il piano nazionale infatti dedica all'acqua una sezione importante di progettazione. Un lavoro, quello della commissione, che il presidente del Consiglio regionale, il forzista Lorenzo Sospiri, chiama percorso di verità, da cui dovranno arrivare suggerimenti tecnici e gestionali. La commissione sarà in carica per 6 mesi a partire dalla sua formazione. Al termine di questo periodo sarà redatta una relazione sugli esiti dell'inchiesta. Il via però arriverà in base alla prontezza dei partiti. La commissione infatti nascerà ufficialmente con la nomina dei componenti che i gruppi consiliari dovranno indicare in proporzione alla consistenza dei partiti all'emiciclo. Poi sarà convocata una prima seduta per nominare il presidente. I carabinieri della tutela forestale hanno denunciato 3 persone a seguito di 2 diversi interventi per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali. A Rosello, i militari della stazione carabinieri forestale di Villa Santa Maria, in seguito ad accertamenti su un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti di lavorazioni edili provenienti da alcuni cantieri dediti, in particolare da interventi finalizzati all'efficientamento energetico e di consolidamento statico di edifici riconducibili ad un'unica ditta, hanno sottoposto a sequestro preventivo l'area e i rifiuti che vi erano depositati e hanno denunciato il legale rappresentante dell'impresa. Gli stessi militari hanno inoltre denunciato l'amministratore e il responsabile tecnico di una ditta operante nel comune di Villa Santa Maria per la realizzazione del nuovo depuratore comunale, poiché in assenza di preventiva presentazione di uno specifico piano di utilizzo, nel corso dei lavori hanno impiegato una volumetria di terre e rocce da scavo non ben quantificabile e proveniente da un altro sito. I consiglieri comunali del centro-sinistra di Pescara chiedono che 5 mezzi modello Rampini acquistati dall'amministrazione comunale siano utilizzati per le corse notturne, considerando l'arrivo della stagione estiva. Coinvolta la tua nell'iniziativa che nella precedente amministrazione aveva raccolto consensi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Visto che il percorso originario non può essere messo in atto, cioè quello di farli passare sulla sala parco, noi vogliamo che sia reintegrato quell'esperimento andato bene, che ha avuto successo negli anni passati, cioè il trasporto pubblico notturno e serale, collegando ogni zona della città anche nei luoghi di maggior frequentazione, quindi la Riviera, visto che parliamo dell'estate, Piazza Muzzi, il centro storico. 5 anni fa introducemmo questo servizio e andò bene, e nella massima sicurezza ragazzi e ragazze hanno frequentato le zone della nostra città pagando il biglietto. Tua ci ha fatto un report in cui erano entusiasti dell'andamento di questo servizio, non è giusto interromperlo, abbiamo questa occasione con questi 5 mezzi elettrici, sfruttiamola per migliorare la vita della città, anche perché al parcheggio a pagamento va creata un'alternativa, altrimenti sembra una punizione, l'alternativa è lasci il tuo mezzo a casa e prendi il bus notturno. Jacopo, tra l'altro parliamo di servizio notturno nel periodo estivo, certo. Molti giovani probabilmente con la macchina rischierebbero dopo aver bevuto qualcosa durante qualche festa, qualche cena, e dunque l'utilizzo del mezzo pubblico sarebbe una sicurezza ulteriore. Assolutamente sì, tutti sappiamo che dopo un ristorante, un locale eccetera, nessuno ha voglia di mettersi al volante dopo aver bevuto qualcosa, è una cosa che dobbiamo assolutamente disinnescare, quindi il bus notturno permette a chiunque di poter tornare a casa nella massima sicurezza e tranquillità anche dopo una serata al ristorante o a un locale. Avvicinavano i passanti nelle vie del centro e chiedevano offerte a favore di presunte associazioni benefiche che si occupano di raccogliere fondi per la costruzione di centri dedicati all'assistenza di non udenti, disabili e bambini poveri. Un modus operandi che ha attirato l'attenzione degli agenti della squadra volante che a Pescara, in via Nicola Fabrizi, hanno deciso di identificare 3 persone che con fare sospetto avvicinavano le persone in transito mostrando loro delle cartelline con dei moduli. 2 di loro si sono date alla fuga. Dagli accertamenti esperiti sul terzo si è scoperto che il gruppo era dedito alla commissione di truffe. La Polizia di Stato ha denunciato il 33enne rumeno, già noto alle forze di polizia, per reati contro il patrimonio e truffe. Crollano i tamponi molecolari, ma sono alti i numeri del contagio in provincia di Chieti. Forse numeri dovuti all'abuso di test fai da te che generano molti falsi negativi. Per questo la ASL mette a disposizione tamponi gratuiti per 2 settimane negli hub di Chieti e Lanciano. Vediamo. Iniziativa della ASL Lanciano Vasto Chieti che per 2 settimane farà tamponi gratis alla popolazione. Il provvedimento preso dall'azienda deriva dall'analisi svolta dal Dipartimento di Prevenzione degli ultimi dati relativi al contagio in provincia di Chieti, dove alla data del 15 maggio, a fronte di una discesa sensibile della prescrizione di tamponi molecolari, erano attivi oltre 5.500 casi Covid, di cui 82 ricoverati in ospedale, per una media di 714 casi ogni 100.000 abitanti. Numeri che sembrano andare incontro a quanto affermato nei giorni scorsi dal manager della ASL, Thomas Schell. L'ancora elevata circolazione del virus può essere dovuta al massiccio utilizzo di test fai da te di dubbia provenienza e affidabilità, che possono generare una mole cospicua di falsi negativi, ovvero soggetti che sono contagiati ma il test non rileva materiale virale, che non ponendosi in isolamento alimentano il contagio. Il direttore del laboratorio di genetica molecolare, Libor Stupia, fa anche notare come nei tamponi fai da te gioca un ruolo decisivo anche la modalità del prelievo. Laddove il tampone non venga effettuato con la dovuta perizia, è possibile avere un risultato negativo semplicemente perché nel campione analizzato non ci sono abbastanza molecole virali, aumentando il rischio di falsi negativi, mai di falsi positivi. Dunque, per accertare i reali casi di infezione e limitarne la diffusione, la ASL Lanciano Vasto Chieti offre ai cittadini, residenti e turisti la possibilità di sottoporsi a test antigenici gratuiti presso gli hub vaccinali di Lanciano e Chieti da oggi e fino al 30 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Per avere accesso ai tamponi eseguiti dal personale sanitario basterà presentarsi con la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra, oppure portando con sé il kit per il fai da te acquistato su internet e canali non afferenti alle farmacie convenzionate. In commercio, fa notare l'azienda sanitaria, si trovano tipi diversi, ma solo quelli venduti in farmacia sono garantiti dal Ministero della Salute. I numeri più alti del contagio si registrano nei comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, San Salvo e Vasto, dove sono domiciliati la metà dei casi dell'intera provincia.
Novità per la costruzione della centrale di biogas a Città Sant'Angelo, tutto questo dopo le richieste dei sindaci di modifiche al project financing su input del Movimento 5 Stelle che aveva criticato il modus operandi di Ambiente SPA. Vediamo. Infatti prendiamo atto di questa decisione con cui due giorni fa appunto l'Assemblea dei Soci di Ambiente ha di fatto appoggiato e sposato tutte le sollecitazioni e le indicazioni che da settimane ormai il Movimento 5 Stelle stava sollevando su quello che inizialmente era un project che avrebbe in realtà fatto soltanto gli interessi del privato. Quindi con questa attività anche di condivisione che abbiamo fatto nelle scorse settimane con tutti i sindaci soci, siamo riusciti, come dire, a ricollocare questo progetto più vicino agli interessi pubblici piuttosto che a quelli del privato come inizialmente sarebbe stato. L'obiettivo era quello alla fine di far sì che ci fosse un impatto minore sull'utilizzatore finale, ovvero il cittadino? Assolutamente sì, infatti le due questioni principali rispetto alle tante sollevate che abbiamo denunciato più volte erano appunto il fatto di inserire anche nel piano economico i 15 milioni di mutuo con la BEI che il Comune di Pescara in realtà aveva già sottoscritto e che inizialmente invece sarebbero rimaste come un debito a parte a carico dei cittadini, e anche il tema del, come dire, degli incentivi statali che inizialmente nella prima stesura del project sarebbero andati senza colpo ferire interamente al privato e invece così verranno appunto ricalcolati all'interno del PEF per abbattere sensibilmente anche le tariffe di conferimento. Non c'è stato un voto unanime da parte del Collegio dei Sindaci? No, comunque questa approvazione è avvenuta con il solo voto favorevole dei comuni di Pianella e del comune di Pescara. Questo in realtà fa un po' sorridere perché fino a pochi minuti prima di entrare nell'Assemblea dei Soci lo stesso sindaco Carlo Masci ci attaccava dicendo che comunque il Movimento 5 Stelle su questo tema stava soltanto facendo demagogia e stava soltanto abbaiando alla luna, salvo poi qualche minuto dopo entrare in Assemblea e votare per l'approvazione di queste modifiche che proprio il Movimento 5 Stelle aveva chiesto. E invece comprendiamo comunque il voto negativo da parte degli altri sindaci, soprattutto è un voto nei confronti del modus operandi di Ambiente SPA che chiaramente è stato molto confusionario su questo tema. Sono sindaci che comunque si sono visti recapitare queste modifiche soltanto sul tavolo dell'Assemblea stessa, quindi senza poterle concordare, condividere e anche metabolizzare, per cui chiaramente è un voto contrario anche nei confronti di come la vicenda evidentemente è stata gestita da chi doveva invece garantirne la massima trasparenza. Sabato 21 maggio al Parco Fluviale Teramo ospiterà Carta al Tesoro, il gioco del Comieco. Per conoscere tutto sul riciclo di carta e cartone, il capoluogo abruzzese è stato scelto per premiare i teramani che si sono dimostrati cittadini virtuosi. Ogni anno infatti vengono riciclati 72 kg di carta a testa. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Ognuno di noi annualmente consuma circa 2 alberi, per questo il riciclo di carta e cartone non è solo una prassi virtuosa ma indispensabile, alla quale la città di Teramo aderisce da tempo e con ottimi risultati. Nel 2021 ogni teramano ha riciclato 72 kg di carta, un dato che ha portato il Consorzio Nazionale Comieco a scegliere proprio Teramo, insieme a Napoli e Firenze, per la carta al tesoro. Si tratta di un gioco a squadre che si terrà sabato 21 maggio al Parco Fluviale del Turdino e del Vezzola per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata. Divertirsi per le vie della città alla scoperta di alcune curiosità storiche della città di Teramo, ma soprattutto rispetto ai temi della raccolta differenziata. Questo può permettere ai cittadini di vincere fino a 3.000 euro di buoni spesa, sono 3 premi, quindi il primo sono 1.500 euro, il secondo premio 1.000 euro, il terzo premio 500. È un momento anche per premiarci rispetto a tutti i sacrifici come comunità che facciamo quotidianamente nelle nostre abitazioni rispetto alla raccolta differenziata, ma sicuramente è un momento in cui imparare e in cui promuovere anche il territorio. Tutti vogliono, possono partecipare. La buona percentuale di indifferenziata a Teramo non basta però a far fare il salto di qualità al territorio nel riciclo dei rifiuti. Sarà dunque importante creare una nuova
nuova e moderna impiantistica. Il Comune di Teramo, attraverso la TEAM, ormai totalmente pubblica, mira alla realizzazione di un biodigestore e a una piattaforma per il riciclo di imballaggi. Realizzare un'impiantistica che dia supporto a tutte le attività di riciclo è essenziale. In modo particolare adesso, tra TEAM e MOTE, che sta nascendo insomma, effettivamente una collaborazione finalmente necessaria per realizzare un salto di qualità sul territorio, si sono posti innanzitutto la realizzazione di un impianto di trattamento delle frazioni organiche, quindi attraverso la realizzazione di un digestore anaerobico, e dall'altra la realizzazione di una piattaforma attraverso soprattutto MOTE, che ha un finanziamento specifico della regione per la realizzazione di una piattaforma per il riciclo degli imballaggi, e questo è molto importante, quest'ultimo programma, in ragione del fatto che diventerebbe la piattaforma pubblica provinciale. Si chiama Bianco e Azzurro, l'iniziativa fortemente voluta dal FLAG Costa di Pescara per promuovere vino bianco e pesce azzurro del territorio. Appuntamento alla Marina di Pescara il 20, 21 e 22 maggio. Vediamo. Torna a Pescara Bianco e Azzurro, terza edizione di questo evento enogastronomico organizzato da FLAG Costa di Pescara, 20, 21 e 22 maggio, una nuova edizione, novità all'insegna del buon mangiare e del buon bere. Innanzitutto all'insegna del territorio, del nostro territorio. Il buon bere proviene dalle cantine abruzzesi, il buon mangiare proviene dalla nostra marineria, il FLAG che nasce per promuovere, per pubblicizzare e per far conoscere soprattutto quanto più possibile il pesce dell'Adriatico ha proprio questa funzione ed ecco perché il capofila di questo progetto che per il terzo anno vede la sua realizzazione. L'obiettivo principale è proprio quello di far conoscere il pesce, le qualità del pesce povero, affiancato poi alla qualità dei vini abruzzesi con più di 20 cantine che daranno diversi vitigni bianchi, completamente, comunque rigorosamente bianchi, per fare in modo di far conoscere anche al potenziale turista, ma anche al residente, le grandi potenzialità del pesce, soprattutto quello povero, perché poi l'obiettivo è anche quello del FLAG, di far conoscere il pesce a miglio zero, ma oltre alla proprietà del pesce, quest'anno ci sarà anche la storia della pesca, quindi momenti importanti di racconti dei pescatori che si affiancheranno a una degustazione in serata col bel tempo, quindi potremmo vivere i momenti della storia e dei racconti dei pescatori e il giorno successivo anche i momenti della qualità del pesce affiancati al vino bianco e il pesce dell'Adriatico. Siamo allo sport. Su iniziativa della rivista Cronache Abruzzesi, anche quest'anno si è svolta la premiazione del miglior biancazzurro, che è stato Marco Pompetti. Premio della critica Franco Ferrari. La permanenza a Pescara dell'attaccante argentino è in bilico, conterà anche la volontà del Napoli, proprietario del cartellino. Non è mancata una frecciata all'ex tecnico biancazzurro Auteri. Ascoltiamo proprio le parole del centravanti biancazzurro Franco Ferrari. Franco Ferrari, finita la stagione, non è finita benissimo per il Pescara, a freddo quali sensazioni? Si poteva fare un pochino meglio, abbiamo perso tanti punti che purtroppo ci hanno penalizzato, però è andata così, bisogna vedere avanti e aspettare l'anno prossimo. Hai sfiorato quota 20 gol, hai fatto molto bene pur non giocando tutte le partite, insomma sei soddisfatto del tuo rendimento, ti aspettavi qualcosa in più? No, a livello personale sono molto contento, anche che ero partito dalla panchina in un momento difficile, poi entrare, giocare e segnare così tanto una piazza come Pescara mi rende solo che orgoglioso. Qualche panchina di troppo quest'anno, lo dicevi anche tu qualche istante fa, anche quando stavi bene qualche volta Auteri ti ha lasciato in panchina almeno dall'inizio, perché? Non lo so, sono scelte dell'allenatore, io come ho sempre fatto nel bene e nel male, giocando non ho mai fatto casini o niente, perché decide sempre l'allenatore, però mi avesse piaciuto giocare un pochino di più, magari quelle partite che stavo bene e potevo giocare. Questo finale di stagione poi c'è stato qualche problema fisico che ti ha frenato? Mi ha frenato una delle partite, quelle in cassa, che purtroppo ho sentito colpaccio un po' indurirsi, però poi stavo bene.
Ora si guarda al futuro, il futuro di Franco Ferrari, che probabilmente non sarà a Pescara la prossima stagione. Non lo so, caro, non so neanche io. Oggi non si sa niente, dovremo parlare con Napoli, vedere cosa vogliono loro, però ho già detto, Pescara mi è piaciuto tantissimo e certamente se potreste rimanere, rimane volentieri. Quindi per te non ci sarebbero problemi per una eventuale conferma in biancazzurro anche la prossima stagione in Serie C? Sarebbe una cosa che mi piacerebbe molto, certamente se il Napoli vorrebbe mandarmi in un'altra squadra del livello superiore, sta a loro valutare. Cosa ti resta a livello personale di questo campionato? Tante cose belle, perché ho avuto un gruppo spettacolare, una città che mi ha accolto a braccia aperte dal primo giorno, tifosi sempre dal primo giorno, anche se non giocavo, sono stati fantastici, quindi di tutto, anche un record personale a Pescara è una cosa bellissima. Prima Auteri, nella parte finale di stagione Zauri, e quali differenze che hai trovato anche a livello personale con chi ti sei trovato meglio? Sono due allenatori molto diversi, però ti dico, con Sauri secondo me a livello personale mi sono trovato molto bene, sa come trattare il giocatore, ti fa stare bene, ti capisce in tante cose, quindi scelgo Sauri. Per chiudere, un messaggio ai tifosi del Pescara? No, di ringraziarvi per tutto, anche dal primo giorno mi hanno accolto a braccia aperte quando mi trovavano uguale, quindi ringraziarvi per questa stagione fantastica e che ci hanno anche sempre sostenuto. Ciclismo, si è chiusa ieri la tre giorni abruzzese del Giro d'Italia con la Pescara-Jesi, riviviamo le fasi salienti della tappa vinta dall'eritreo Biniam Girmay, peraltro costretto stamani al ritiro dalla competizione per il colpo all'occhio preso dal tappo dello spumante con cui stava festeggiando il successo ieri sul palco. Jacopo Forcella. Prima storica vittoria dell'Africa Nera nell'edizione 105 del Giro d'Italia, con partenza da Pescara e arrivo a Jesi, passando per Filottrano nella frazione dedicata a Michele Scarponi. Bini Girmay, l'eritreo già vincitore qualche settimana fa della Gant Wevelgem, vince in una volata formata dai migliori la frazione numero 10 della Corsa Rosa, battendo Mathieu van der Poel, il grande favorito al successo. Tappa bellissima e calda, partita sotto il sole di Pescara e che ha attraversato la costa abruzzese prima di entrare in territorio marchigiano tra i sali scendi che regalano emozione e un arrivo, con un gruppo ristretto a giocarsi la vittoria finale. Alessandro De Marchi della Israel, Mattia Beis della Drone Hopper Androni e Lorenz Nasen della Jeuser Citroën, i fuggitivi di giornata. Il gruppo, dopo aver accumulato 6 minuti e mezzo di ritardo, ha cominciato a lavorare sotto la spinta della Alpecin, proprio di Van der Poel, e della Intermarché di Girmay. Sui colli dell'entroterra marchigiano in difficoltà, prima Caleb Ewan, poi Mark Cavendish. A poco più di 50 dall'arrivo la rottura del cambio ha costretto Van der Poel a perdere un minuto ad inseguire poco prima dell'ingresso a Filottrano, tra folla e ricordi di Michele Scarponi a 5 anni dalla sua scomparsa. Col gruppo che vola via veloce a pochi metri dal murale a lui dedicato, nel punto in cui si interrompe la vita del campione della Stana. Sull'ultimo strappo, quello di Monzano, ritmo infernale della Ineos che impedisce grandi scatti fino a quello di Alessandro Covi della UAE Emirates, su cui va uno straordinario pozzo vivo. Poi attacco in discesa di Nibali con rota a ruota, quindi a fondo di Yates con Formolo, Van der Poel e Ciccone. Il campione olandese vede la Intermarché che sbaglia una curva e ci prova, ripreso però prima dei 700 metri conclusivi al 2%. Lo sprint lo vince Girmay, vede Pe prova ma si rialza e riconosce la vittoria di un talento purissimo che rende la stagione della Intermarché Gobert finora indimenticabile. Maglia rosa ancora sulle spalle di Juanpe Lopez, Ciclamino per soli 3 punti per De Mar su Girmay. De Mar che in Emilia Romagna con la Sant'Arcangelo Reggio può aumentare il vantaggio proprio su Girmay, col Giro che saluta stavolta definitivamente le strade d'Abruzzo dopo 3 giorni di assoluta emozione. Tutto. E si guarda, danno che bello, e si abbracciano, bravi. Lo scorso weekend è stato amaro per il volley abruzzese, l'Abba Pineto ha perso in trasferta il primo round della finale col Prata Pordenone, in B1 femminile la Teatina crolla a Jesi e retrocede. Sergio Zappalorto. Un disastroso sabato 14 maggio porta, dopo tanta fatica, pessime conseguenze sulle residue speranze di salvare il salvabile nel contesto di una stagione da dimenticare prima possibile. Il primo dato, che si aggiunge alle 7 retrocessioni su 10 squadre nazionali targate Abruzzo, ha a che fare con l'ottavo addio, quello della Teatina che, proprio nel turno più importante, mette in campo una allucinante prestazione a Jesi dopo aver largamente fatto a pezzi le marchigiane appena pochi giorni prima.
Biesso e compagni perdono 3-0, poi avendone diritto anche il Golden Set scivolando in B2. Ciò che fa più male però è il modo, senza lottare, senza mai dar segni di vitalità e voglia di rimonta come tante volte hanno saputo fare maestosamente in altre circostanze. Risaliamo a categoria e genere perché almeno qui c'è il profilo della Speme. L'Abba Pineto cade rovinosamente a Prata in gara 1 di finale per salire in A2. Si rivedono i segni del periodo no, crollo inevitabile in Friuli. Incommentabile il match fatto eccezione per la seconda, buona frazione e qualche occasionale scorcio di qualità. Un'involuzione spiegabile dopo i recenti exploit, tant'è, basta così. Tutto rimosso e via col pensiero a gara 2, in programma domenica 22 alle 18 al Pala Santa Maria, ingresso ancora 1 euro. Tutti insieme, atleti e tifosi, appassionatamente, come si dice, per andare alla bella, pur se nel profondo nord, giovedì 26 maggio. Infine B2 femminile, ecco lo sfortunato Teramo che in gara 1 di finale nel girone a 3 in un torneo all'italiana cede al Cabiate per 3-0 ma 2x23 i parziali. In coda una gara di sofferenza con le tante, troppe giocatrici acciaccate a dir poco. Un gran peccato al di là del valore delle comasche. Resta accesa una fiammella di fiducia per gara 2 in programma sabato 21 a Ponte San Nicolò nel Padovano. Conta solo vincere col massimo dei parziali. Comunque vada, per il sestetto della Corzo solo un fiume di applausi. E si avvicinano le finali Under 19 di volley. L'evento prevede la partecipazione di 28 squadre e 250 atleti ed è in programma ad Alba Adriatica dal 24 al 29 maggio. Vediamo. 3 anni fa il comitato regionale da lei presieduto organizzò la finale Under 16 proprio qui ad Alba Adriatica. 3 anni di distanza ci si ripropone organizzando l'Under 19 maschile. Cosa significa per lei questo dato? Ma è un dato molto importante che significa la credibilità, ribadisce la credibilità che il nostro comitato, ma grazie anche al comitato organizzatore locale, si è creato in questi, con la propria attività e con la propria dimostrazione di saper fare. La FIBA ci ha ridato questa manifestazione molto più importante. Un Under 19 maschile significa da un punto di vista tecnico e qualitativo una manifestazione di altissimo livello che tra l'altro fa da antipasto succoso a quella che sarà la finale del campionato europeo Under 20, quindi molti di questi ragazzi, giovani, atleti che vedremo qui in Val Vibrata in questa manifestazione, qualcuno ne ritroveremo senz'altro nella nazionale Under 20 che sarà protagonista a settembre del campionato europeo di categoria. Quindi per noi è un motivo di orgoglio, ma è anche un impegno e un voler ribadire con forza la capacità di questo territorio di dare risposte importanti in termini sia di impianti sportivi ma soprattutto di impianti di accoglienza turistica, quindi alberghiere, ristorazione, territorio, al fine di valorizzare sempre di più quello che io definisco il sistema Abruzzo. Perché oltre a seminare una crescita da un punto di vista dei nostri giovani, delle nostre atleti, che poi saranno, come ho detto prima anche nella conferenza, gli uomini della nostra città, e quanto sia anche importante tramite lo sport far conoscere il nostro territorio e tutti i valori, ma anche le bellezze architettoniche e dal punto di vista enogastronomico sul territorio, quindi promuovere il territorio. È importantissimo, oggi si sa che attraverso anche le attività sportive si può promuovere il territorio, ma ha una doppia valenza perché i valori che lo sport promuove penso che siano dei valori universali validi per tutti quanti. Tutti i servizi che avete visto a breve saranno a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.